E venne il giorno, arrivò il momento della grande finale, ed è davvero una grande finale. Carlo Dio m'aiuta e Andrea Quarta, principi del biliardo, che con me, con te qui al microfono diventa quasi i principi del biliardo, perché lo stiamo spiegando pezzettino per pezzettino. È vero, abbiamo cercato di dare una spiegazione sia ai giocatori neofiti o meno esperti e qualche spiegazione tecnica anche a chi di biliardo se ne intende un po' di più. Hai detto una grande finale, hai ragione, anche perché abbiamo il principe del biliardo, il vincitore della prima edizione, Andrea Quarta, contrapposto a questo signore che vedete inquadrato in questo momento, a Carlo Dio m'aiuta, uno dei giocatori in ascesa in questo momento. Questa partita è anche la riedizione della semifinale del campionato italiano professionista di quest'anno, giocata al Palavela di Torino, che vide alla bellissima prevalere il cannibale Andrea Quarta. Bellissima perché si gioca 4-7. Sì, al Palavela di Torino addirittura 4-7, noi continuiamo a giocare 3-5, certo, per il momento. Quindi lì fu bellissima in tutti i sensi. Sì, fu una finale assolutamente emozionante, come penso sarà anche questa finalissima. Dal Biliardo Club di Desio, immediata periferia nord, sì, di Monza. In Brianza. In Brianza. Andrea Quarta, ma direi che... facciamo prima scrivere cosa non ha vinto. Sì, diciamo che cosa manca ad Andrea, ma è facile. Di titoli importanti ad Andrea non manca niente, nulla. Quindi esatto, è facilissimo. Bene, e allora, presentazione degli atleti, perché si tratta di sport. Tiraggio alla banda, Giuseppe Caristi, Nicola Di Turi, gli arbitri. E vediamo chi si aggiudica l'acchito. Dio m'aiuta, bianco. Bianca a Carlo Dio m'aiuta. Abbiamo detto, Quarta non benissimo nelle fasi iniziali del torneo, bene come è uscito dal confronto con Camilo Gomez, bene come ha strapazzato ai lui Sagnella. Dio m'aiuta che invece ha sorpreso tutti per la capacità di essere pragmatico e soprattutto di giocare un grande biliardo. È una rivincita ed eclettico. Resiliente. È resiliente, come dici tu. Mi piace troppo questa definizione per Carlo. Una cosa importante, perché hai detto giustamente, è quasi una rivincita. La prima andò al cannibale, adesso l'occasione per Dio m'aiuta non solo di battere Quarta in un momento in cui Quarta sta cercando di ritrovare motivazioni forti, dopo che direi c'è la sazietà di chi ha vinto tutto, ed è legittimo dopo più di 15 anni di grande carriera, nonostante l'età molto giovane, ma ha anche l'occasione di scrivere il suo nome nell'albo d'oro di un torneo che ha cambiato regole, ha cambiato praticamente impostazione, è passata una goriziana a 9 birilli, di cui Dio m'aiuta sicuramente un ottimo interprete, ma vincendo finalmente qualcosa di importante e cominciando ad arricchire un palmarès che adesso ha bisogno di essere in qualche modo rimpolpato di cose su cose. Sì, Carlo il suo titolo ce l'ha, è il titolo dei nazionali, però vuole qualcosa di più. Vuole un qualcosa di più, e l'ha questo detto, è sicuramente qualcosa di più. Me l'ha detto in intervista, gli ho detto, quando ho chiesto dove vuole arrivare 52. Questo Carlo Dio m'aiuta, mi ha detto semplicemente magari alla conquista dei principi del biliardo, magari alla conquista del campionato italiano professionisti. Tutto assolutamente alla sua portata. Oltretutto i principi del biliardo e la creme della categoria pro. I principi del biliardo sono i 16 nazionali pro della FIBIS, la Federazione Italiana Biliardo Sportivo. Quindi sono il massimo di quanto si può avere come bravura e come tecnica nel nostro sport. Ma andiamo sul tavolo. E sono partiti subito forte, direi, perché hanno già segnato punti importanti e Quarta
ha dimostrato di essere 40, diciamo 36. Per adesso sulla scia, sulla lunga onda della semifinale, vinta bene contro Sagnella 3-0, che rende giustizia al nome, alla gloria di Quarta, non rende giustizia invece a quello che ha fatto vedere Sagnella. Sì, assolutamente, un risultato troppo pesante per un Piero Sagnella che è stato assolutamente, assolutamente positivo. È uscito anche da un girone molto difficile che vedeva la presenza di Matteo Gualemi e Michelangelo Agnello, quindi niente popò di meno che mi verrebbe da dire. Addirittura nel secondo set perso solo di 20 punti e condotto testa a testa, colpo su colpo, in una partita veloce ma ricca di bottini su Cosi. Sì, se Piero Sagnella avesse vinto il secondo set poteva essere completamente un'altra storia. E adesso siamo in quello che è l'atto ultimo, il più importante di questo torneo, ovvero la finale, anche se, ripetiamo, questo torneo in realtà è un torneo a tappe, si articola in tre tappe, giocate sempre al Billiard Club di Desio. Tre tappe che vedranno poi qualificarsi alcuni giocatori che andranno a disputarsi il gran finale, che sarà la quarta di tappa, dove non tutti i 16 principi parteciperanno, i migliori saranno lì a sfidarsi per vincere quel trofeo, quella coppa che ogni tanto il nostro regista Amedeo Foroni ci fa vedere. Prima tappa dunque, che può essere già un ambizioso risultato, poi la prossima è in dicembre, a metà dicembre, l'altra è tra il 20 e il 21 marzo e poi 22-23 maggio la tappa finale. Ci sono dei colpi di tosse che arrivano dalla giuria, dai tavoli vicini, dal pubblico, perché abbiamo microfoni molto sensibili, non siamo noi, questo possiamo assolutamente garantirlo. E da un paio di colpi che il punteggio è fermo, 84-88, si comincia a giocare di tattica e di coperture. Esatto, come questa è una delle coperture. Buono il disimpegno di Carlo Di Maiuta, che costringe Andrea Quarta ad andare sulla lunga di due a mo' di tre. Leggero effetto buono a questa esecuzione, aumenterà la forza, perché in questa posizione la forza deve essere leggermente più brillante, forza che Andrea Quarta esagera e addirittura però gli garantisce una steola di pallino però trovata. Di Maiuta di corta lunga di mezzo effetto su questa traiettoria, quasi di misura questa esecuzione. Peccato che Carlo intercetti la palla avversaria troppo piena, non la invia sui birilli, e attenzione perché in questo caso lascia scoperta la biglia. Esatto, vediamo se Quarta forza girone o gioca giro di mezzo colpo. Girone perfetto, palla battente adagiata sulla sponda lunga, capolavoro di Andrea Quarta. Quarta 36. Sono 36 ed è un peccato per Andrea, perché stava quasi andando sul bersaglio rosso e quindi a chiudere 60 punti. Poi l'effetto ha un po' ruotato. Sì, io ho un piccolo sbirillo. Sì. Ti spiego il perché di questa scelta. Sì. Come vedi è passato molto vicino al pallino Andrea Quarta e può essere una componente del tiro. Si tira per fare il girone, se si fa leggermente larga La traiettoria di girone, si urta il pallino, si può inserire il pallino nei birilli e l'avversario, dopo aver battuto la lunga, dopo l'impatto col pallino, può andare nei birilli anche lei. Quindi è un tiro dove ci sono varie possibilità. La cosa importante è cercare di preservare la battente il più possibile vicino all'angolo. Questa è la chiave di questa esecuzione. 124 per Quarta, altra steola, ma questa volta tocca a lui uscire da lì. Andrea andrà su questa strada al volo di una o di due, sceglie di una, che a me è la strada che piace di più, l'avevo anche disegnata con il nostro Strator. E porta a casa quattro punti e un'opposizione in difesa che è interessante perché c'è il castello in mezzo. Sì. E costringe adesso Di Maiuta a giocare di sponda lunga, quindi due e poi spingere la biglia. Sì, di garuffa. Quindi garuffa. E appoggio docile, direi, verso il castello, ma magari toccandolo spizzata un po' esterna.
Sì, no, la posizione ideale per prendere la palla è la palla piena. La traiettoria di Garuffa, essendo una traiettoria ricavata di effetto contro, va valutata tracciando una linea che va dal rosso alla palla avversaria. La battuta sulla corta che ne deriva è la battuta che il giocatore deve ricercare e con l'effetto cercare di far percorrere alla battente quella traiettoria. Questo è il modo migliore di battere la Garuffa. Garuffa, che è il nome di un giocatore di biliardo degli anni 30 che scrisse un libro bellissimo, il biliardo moderno, l'ingegner Garuffa, che fu il primo a teorizzare lo striscio di effetto contro, perché così si chiamava prima che prendesse il nome di Garuffa. Osserva attentamente il tavolo. Andrà quarta. Sta cercando qualcosa di potenza. Giocherà il girone a scambiare e a ingaruffare, a portare di nuovo le biglie nel quadrato di destra. Eccolo qui. Passa dal rimpallo. Capolavoro di Andrea Quarta, vero capolavoro. 44. Tutto eccezionale per il cannibale. Andrea Quarta, salentino di nascita, ma inizia col piede giusto. Torinese d'adozione, ha affinato la sua tecnica di sponda alla corte anche di Re Artù, che è Arturo Albrito, uno degli allievi di Paolo Coppo, considerato un maestro della banda, cioè un maestro della sponda. Qui gioca a metterla opposta. Sì, Carlo Dio Maiuta ha giocato esattamente quello che abbiamo visto, nella sua intenzione anche quella di centrare di traversino i birilli, in caso contrario comunque cercare una difesa diagonale che non Ponticello trova. Ponticello scomodo, eh? Sì, mano sulla sponda per Andrea Quarta, che si riposiziona infatti. Giocherà a lasciare praticamente in angolo la palla battente giocando di sponda corta e indirizzare l'avversaria di gancetto nell'altro quadrante. Esatto, la prende un filo scarsa. Questo tiro si chiama fianchetto. E il fianchetto gli riesce anche bene, perché guarda come l'opposizione forse vede una leggerissima porzione, ma non la può giocare. No, non vede porzione di palla, non ne vede, e quello che è peggio è che il pallino potrebbe addirittura essere sulla traiettoria della Garuffa. Sì. Però no, Carlo si punta in questo senso, vediamo un po'. La battuta c'è oltre il pallino. Va sui 12 di pallino se tocca, no, neanche, sfiora e basta. È un premio di forza, è un premio di forza, perché qui l'importante era aumentare anche considerevolmente la forza. Questa è una difesa di traverso. Esatto, e costringe Quarta al volo. In questo è riuscito anche a non toccare il pallino, che poteva persino modificare la posizione. Quarta, bricolla di effetto ad affondare le biglie. Anche dall'espressione avete visto, non era soddisfatto. No, ha preso un punto, è un'eventualità del tiro, a volte si prende piena e va bene. Il punto marcio, che diceva Matteo Gualemi, il grande Matteo Gualemi. Punto marcio, ecco Dio m'aiuta. Qui può ancora giocare direttamente su biglia. Sì, assolutamente, tirerà il traversino forte. Eccolo di lì. Sfaccio, Carlo Dio m'aiuta. Che meraviglia. 80 punti ci sono, vediamo se l'avversaria risale dentro i birilli. 76. Sì, ed è 80. Così. Sì, 80. La mette benissimo all'interno del castello. Le soprattutto biglie, si porta a 176. Le biglie partivano da un'angolazione piuttosto chiusa, quindi l'unico modo di trovare difesa era quella di assegnare al tiro questa forza. E adesso l'ha messa lì all'interno del castello, protetta di fatto da un paio di birilli. Per Quarta si tratta di uscire dalla parte opposta. Su una linea di 3 a mo' di 5, buona la presa di palla del cannibale. E grande se riesce salvataggio. A coprirla, sì, perfetta. Grande salvataggio questo di Andrea. Perfetta, equilibratissimo il primo set, 176-172. Direi che ci sono tutti gli ingredienti, salvo la mentina per il signore che è vicino al microfono, che ogni tanto ha i suoi problemi. Abbiamo un ospite con la tosse, uno spettatore con la tosse. Sponda palla intestare per Carlo Dio m'aiuta, buona la forza e difende a sua volta. Sì, poi tocca la lunga e si riposiziona in opposta, sempre difesa trasversale, diciamo che
Più che un occhiale è una maschera da sub questa. Sì, ormai è uno schema che abbiamo imparato. Bricolla sul largo del castello a forza diminuita per Andrea Quarta. Corta lunga e poi verso il castello. Tutto perfetto. Forza perfetta, parte della ragione centrata. E mi permetto di dire con grande attenzione in questa fase a non andare tanto a cercare il punto quanto piuttosto a cercare la difficoltà sul colpo successivo dell'avversario. Sì, questo tipo di difesa è molto usata, l'abbiamo detta tante volte. Sulla bricolla è una difesa che si riesce a trovare bene, anche realizzando. Bella. Dio m'aiuta, perfetto. Trovato questa... un bel corridoio lì. Riesce a passare forse dal riesce pallino. Anche a chiuderla in angolo. No, probabilmente la vede Quarta. Non è una posizione agevole. No, non è però tutto coperto, quindi ha il tiro pieno. Ci mette sotto la stecca, tiro difficilissimo. Giocherà questa forza, la forza della corta, Andrea, così come ve l'ho disegnata. Eccolo lì. Eccola qua, peccato per... Non passa dentro, ma gira intorno al pallino. Sì, peccato per la presa di palla, lì doveva colpire perfettamente piena la palla avversaria per far compiere alla biglia il disegno che vi avevo proposto. Scarseggia solo leggermente, è ottima la forza, ma Dio m'aiuta, anche se a stecca alta può andare ad attaccare. Sì, e adesso c'è la piena Dio m'aiuta. Sì, Dio m'aiuta deve giocare circa mezza palla sulla sinistra, filotto a incandelare di seconda, scambiare i quadrati. Eccolo lì. Eccolo filotto qua. Di seconda rientrata solo leggermente, sì, troppo la palla, ma è 36. Una buona esecuzione, peccato, e resta scoperta, però attenzione, sì, ha pagato un po' la velocità, sì, ha pagato la velocità perché non si è fermata opposta ma è andata oltre, la vede benissimo in questo quarta. Caso quarta angolo di prima di mezzo colpo a mettere le biglie in diagonale, eccola lì. È grande anche questa grande biglia di Andrea. Quarta 72. Eccolo lì, forse è il caso di spiegarlo questo colpo. Sì, e ci fa vedere anche il nostro regista il particolare dell'attacco verticale che ha dato Andrea alla palla. Colpo sotto, steccata rapida per imprimere un buon effetto alla palla battente. Tutto perfetto. Anche la ripresa in replay di Amedeo Faroni. Sì. Bellissimi particolari che ci offre il nostro regista. Gancio per Dio m'aiuta. E Dio m'aiuta non ci sta e risponde alla grande. Dio m'aiuta 36. I giocatori sono già in adrenalina, già nel primo set. E direi che pressappoco inverte la situazione, perché la posizione di battuta adesso di Andrea Quarta è simile a quella. Simile, da cui ma deve crearla di parabola. Sì. Ed eccola la parabola con la palla che gira e poi la biglia bianca che va a depositarsi centralmente sul traversino. Qui può cercare di andare sulla sponda corta per fare un angolo, ma mi sembra brutta questa diagonale. Vediamo cosa sceglie Carlo, perché non abbiamo una buona visuale. O va sulla lunga e gira al contrario. Ah, la vedeva, no. Vedeva il girone, allora la vedeva il girone, bravissimo Carlo. Da questa inquadratura avevo la sensazione, addirittura 60. Addirittura avevo la sensazione che non vedesse. No, ecco, da qui si vede, da qui si vede. Da questa immagine è un po' più chiaro anche il perché della scelta, poi precisa la traiettoria. Adesso se le stanno davvero dando, sì, dando di santa ragione. Sì. Quarta. Giro corto a scappare con l'avversaria. Intercetta solo leggermente grossa. E attenzione, perché questo è un momento un po' delicato, perché mette la prolunga, Dio m'aiuta, e ha la possibilità anche di sfacciare. Sì, gioca uno sfaccio, lo giocherà quasi senza effetto, appena accennato l'effetto a sinistra. Non è comodo. Si rialza Carlo. Quindi sfaccio che va centrato di prima. Eccolo. Ed è bellissima questa scelta di Dio m'aiuta, questa non è una rimanenza casuale. Va via anche ora un altro 80. Birillo. 80 punti per lui, il bello di questa esecuzione è come Dio m'aiuta abbia volutamente rallentato la battente per accovacciarla nell'angolo di destra e creare questo tipo di interferenza con il pallino e per farsi proteggere dal pallino. Sì, questa poi, è una bellissima esecuzione. Che poi è una steola lunga.
Sì, è comunque una steola. La steola di fatto è l'opposizione del pallino nella traiettoria delle due biglie. Ed è riuscito a crearla evitando anche l'incrocio delle traiettorie con due velocità. Bellissimo anche il colpo di risposta di Quarta. Un po' arrembante. Che sì, forse non ha trovato forse sul ritorno Quarta, dalla lunga ancora il castello. Sì, nell'idea di Andrea probabilmente c'era l'angolo, ritorno, no? L'angolo di seconda a ingaruffare nuovamente. Comunque un tiro essenzialmente d'attacco. Perché? Perché in questa specifica situazione era molto più difficile difendere che attaccare. Allora, quando si ha una scelta da fare in questo senso, si sceglie sempre il male minore. Il male minore che tra l'altro ti può dare dei birilli. E qui questa è la scelta 32. Di Andrea. E qui invece ovviamente buon giro di Carlo Diomaiuta. Diomaiuta continua a collezionare punti importanti, perché alla fine allunga un po' il divario e serve anche a mettere pressione. Non trova il 60, ma trova comunque un 32. 32 che è un buon realizzo. Quarta. Ancora giro a scambiare per Andrea Quarta. Con passaggio interno al castello. E ancora capolavoro del Cannibale. Mamma mia. 68 punti di straordinaria 60. Qualità e copertura perfetta nell'opposizione. Allora, quello che stava guardando Quarta era la possibilità che aveva di non urtare il pallino da 4 con la sua, perché gli avrebbe potuto anche far fare qualche disastro. E qui guarda in conduzione come l'ha gestita bene, 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 perfetta. Perfetta, perfetta. Adesso deve andare in corta a cercare corta, forse lunga per rilanciare. Quindi, corta direttamente palla, si chiama gancio, non c'è lo spazio sulla, sì, sulla sponda. E altro capolavoro, e se, per niente non fa 60. Io mi aiuto a 36. Non c'era spazio per andare a battere dietro, vero? No. Vista da qui, no. A volte, molto più a volte inganna la prospettiva, sì, della telecamera. Certo che dopo aver subito il giro che gli ha fatto Quarta, avere questa forza. Bravo Carlo, bricolla di misura per Andrea Quarta. Sospinta verso il castello a coprirsi. Adesso Andrea praticamente perfetto. 4 punti, ma copertura piena con la biglia nel castello. E infatti guarda anche le distanze. Vedi le prospettive, questo lo dico a beneficio di chi è a casa, non degli esperti che l'hanno capito. Le prospettive tra questa immagine, quella dall'alto e quella invece da campo, cioè dal tavolo, dal ring, sono totalmente diverse. Sì, 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 sì. Intanto, infatti lì sembrava che ci fosse uno spazio che non c'era. L'altra sembrava più schiacciata, in realtà lo spazio c'era tra la sponda e la palla. È verissimo, infatti. Tradiscono un po'. È, diciamo, il pegno che si deve pagare. Però per vedere il grande biliardo. Per vedere il grande biliardo, sicuramente. Quelli più in difficoltà sono i commentatori, i giocatori. Sì. Perché io ho la prospettiva, cioè negli occhi la posizione al tavolo, quindi certo, ogni tanto mi inganna. Anche. Qui è pulita, eh? Quarta, ancora segno. Tiro Quarta, perfetto, 32. Giro di schiacciata ad andare al centro con forse forza dell'avversaria. Forse poteva raccogliere qualcosina in più. Sì, ci poteva stare qualcosa di più. Il tiro si gioca così, sì, si aumenta la forza per portare l'avversaria mezzeria longitudinale, la battente muore nel centro. È un tiro che si gioca praticamente su palla piena, appena scarseggiata, con un colpo piatto, privo d'effetto. Ci potevano stare una ventina di punti in più, adesso però attenzione, perché ovviamente si gioca ancora di garuffa. Io avevo segnato il 2 a mo' di 3, invece Carlo decide di andare di garuffa. L'ha vista così. Però adesso la vede molto meglio Quarta, secondo me. Raddoppio? Sì, raddoppio di palla piena ad andare avanti, probabilmente nell'angolo di destra con la battente. Eccolo qua. Oh, mamma mia. Vola via il filotto. Che strage di Quarta. Birilli. 92. 92 punti. 92 per Quarta, che bada al sodo, realizza, non riesce a contenere molto il rientro del biliardo, ma quel che era importante era dire addio Maiuta, che aveva fatto un errore. E peccato, soprattutto riportarsi però, lì. Solo però attenzione. C'è la chiusura qui.
nell'imperativo di quarta c'era offendere e difendere, perché Dio m'aiuta, 4.56 potrebbe anche chiudere. È riuscito a metà, ha offeso, ha difeso non benissimo, e qui Dio m'aiuta, se azzecca il colpo potrebbe anche chiudere. Se la deve guadagnare, non, certo. Non è semplice. No, se azzecca il colpo, deve costruirlo come si deve. Filotto di seconda e qui Dio m'aiuta, questo è un tiro dove la tensione si è sentita proprio pulita. Aveva, diciamo, la possibilità aritmetica di chiudere. Sì, no, ma anche la possibilità strapratica di chiudere. Sì, non ha trovato il colpo che non è gli nelle è partita sue la steccata. Lui. Braccino. Assolutamente, gli è venuto il braccino. Braccino. E io, se permetti, sono campione del mondo di braccino. E adesso si trasferisce in quarta la possibilità di chiudere. Vediamo se riesce a chiudere centrando questa garuffa. La possibilità c'è, la palla avversaria vicino alla e sponda. E lo spazio c'è. Sì. E quarta la centra perfettamente e chiude a suo favore il primo set. 56, primo set. 1-0, quarta, che a differenza di Dio m'aiuta non si è fatto prendere dalla angoscia e dall'ansia, non si è fatto venire il braccino. Quarta, quando bisogna chiudere, chiude. Sa chiudere, l'avevamo detto il primo giorno. Il primo giorno. Quando l'abbiamo visto impegnato con Camilo Gomez. Qui statistiche del set. Medie più basse rispetto a quelle che abbiamo visto tra Dio m'aiuta e Sagnella. Sagnella, sì, leggermente più basse comunque. Però partita con un set tirato. Partita dove si sono visti veramente zero errori su, diciamo, una 22-23 steccate, quanto sono servite per chiudere l'incontro ai due giocatori. Chi può recriminare è forse Dio m'aiuta, che era arrivato a 3 colpi dalla fine con un vantaggio abbastanza netto. Sì. Gestibile. Sì, poi Andrea veramente gliele ha fatte tutte, no? Ha sfoderato tutta la sua qualità. Sai, puoi recriminare se l'avversario sbaglia e tu non lo punisci. Dal momento che tu fai il tuo, gli errori che fai non sono proprio disastrosi, ma te le fa dietro tutte. Su cosa può recriminare? Su quella scelta che io avevo segnalato come 2 sì. A modo di 3. Lui ci è andato da Garuffa, di Garuffa, ha pagato forse l'unico tiro che non andava pagato, cioè il filotto che poteva permettere a quarta di marcarne tanti e difendere. Quarta non ha difeso, Dio m'aiuta non ha avuto la freddezza di chiudere. Questo è un po' insunto la fase finale del primo set. 1-0 quarta, che adesso si trova su una buona difesa di Dio m'aiuta. Ha questa però traiettoria spazio, ampia, sì, sì, cioè, ha spazio per la garuffa. C'è un gran corridoio lì ed ecco che va a cercarla e a posizionare questa volta in maniera speculare dalla parte opposta le biglie. Questa distribuzione che vedi con le biglie sempre quasi equidistanti dal castello dipende appunto da quel rapporto di forza che ti raccontavo, cioè quando si prende la palla piena vedi che le biglie vengono riallontanate per tanto quanto erano distanti in partenza dal castello. Oh oh. E qui una sfumatura fortunata. Dio m'aiuta, 60. E adesso ti do una chicca. Hai sentito che le biglie si sono toccate sì. Un paio di volte. Ti dico, perché è carinissimo. Intanto guarda, vedi che la tocca di prima, la ricalcia di sponda. Ti dico, perché è carinissimo, come si chiama in Toscana questo tiro. Si chiama cacalcio. È una balbettata. È una balbettata. Intanto i 60 punti sono anche un gran colpo, perché ha spazzato via il birillo rosso, che da solo vale 60. Ha spazzato via il birillo rosso e anche un fantasmino che era lì, sì, che gli raccontava che di gli un restava primo dal set. Braccino. Per la serie, io posso farcela. Vediamo come esce da qui. Messa di traversino, occhiale sì. Larghissimo, con coefficiente di difficoltà ampio, perché le due biglie sono vicinissime alle due lunghe. Sì, diciamo che è comunque a questi livelli una risposta piuttosto schematica. Vediamo. Quindi c'è anche una soluzione, una via d'uscita. Ovviamente. Sì, di due al volo, corta, lunga, eccola qua. E spinta. Occhio alle traiettorie. E guarda lo scambio di favore. Le rimette esattamente come stavano, invertendo i quadranti, rischiando molto sull'incrocio delle traiettorie. Non volendo rischiare di essere noioso, questo tipo di messa è una forza ai tutti doppi. È una forza crearla, è una forza uscirne. Due sponde.
al volo per Dio m'aiuta, vedi, quarta prima nell'analoga situazione si è salvato, Dio m'aiuta qua non si è salvato, vedrai che pagherà. Giro ad ingaruffare, probabilmente con palla battente lasciata sul posto, Andrea lascia prova e poi mette scoperto, la prolunga, ma non ci arriva, quindi deve andare comodo, allora serve allungare la stecca. La palla battente verrà conservata con un colpo rapido nell'angolo di destra, tre sponde con la palla avversaria e ingaruffata. Questo è il disegno della traiettoria che farà fare Andrea Quarta alla palla. Quarta 24. Ha preso palla leggermente più scarsa di quanto fosse stato il suo intendimento, si è mosso leggermente dall'angolo con la palla battente. E ha raccolto un po' meno di quello che poteva. Sì, ce ne potevano stare di più, comunque è in controllo adesso Andrea. Dio m'aiuta. Dio m'aiuta, scava un'entrata incredibile su questa mezza garuffa. Dio m'aiuta 56. Ce la mette con le mani, Carlo. Che livello di gioco. Beh, sono intenzionati a fare una grande finale, direi. Sì, e che due giocatori. Non guarda, perché siano arrivati qui, ma forse complessivamente per quello che si è visto in questi due giorni è anche la finale più giusta. Guarda, non ricordo il cammino di Carlo Dio m'aiuta, sinceramente non me ne vogliano i telespettatori. Quarta ha perso soltanto una partita con Putignano. Quindi chiaramente i due giocatori che di fatto hanno giocato meglio sono qui a disputarsi la finale della prima tappa dei principi del biliardo. Questo il biliardo è premiante. Mi sarei stupito del contrario se avessi visto un livello di gioco diverso da quello che ci stanno offrendo questi due signori. No. Quarta. Bricolla ancora ad affondare le biglie. Come nel primo set è sotto di punteggio, ma poi abbiamo visto che ha cominciato a far girare i punti dalla sua parte. Vediamo cosa combina qui Dio m'aiuta, che è coperto da... No, la vede palla, vediamo se riesce a battere il raddrizzo. Sì, vede una porzione e la prende. Ma che capolavoro, bravissimo Carlo. Vediamo se riesce a scambiare dal rimpallo addirittura. Dio m'aiuta, 60. Ha preso un velo di rimpallo, ma era difficile. Da lì non sembrava la vedesse piena. Vediamo se rimpalla di terza. No, non è terminato il replay. Comunque ottima questa esecuzione. Un piccolo errore di forza di Andrea, che è stato leggermente esuberante sulla forza, e subito Dio m'aiuta l'ha punito. Beh, e risposta di quarta 32. Risposta immediata. Per chi si collegasse adesso e stesse facendo zapping, vedesse il biliardo, giocare a biliardo, comunque vi dico, è un filo più difficile di così. Per questi signori fanno vedere semplice quello che è difficile. Dio m'aiuta, un po' impreciso. C'è sempre il... Questo era l'arbitro, però. Sì. Dal tono era l'arbitro. Diciamo che c'è una piccola epidemia di tosse insana, sì, nel nostro ring. Andrea sta valutando se ha lo sfaccio. Allora, da quella parte prima c'era una porzione visibile abbastanza ampia e si è riusciti a dare il pieno. Ma lì dipende da qui, dalla porzione di palla che vedi. Da come dipende, punta, ti dico, da come punta forse la vede. No, sta tirando lo sfaccio, palla grossa ed effetto a riportare di seconda e terza la palla nei birilli. 16. Guadagna solo il rinforzo del 12 punti di pallino. Sì, era difficile da portare nei birilli. D'altronde Andrea non aveva tanta scelta, ha scelto l'attacco, cioè una soluzione che gli poteva dare birilli. Sponde biglia per Dio m'aiuta sul largo, rispetto, che è parte della ragione del tiro, rispetto alla linea ideale del tiro preso che io ho disegnato. Ottimo anche questo disimpegno. Quarta, vediamo se andrà di sponda lunga. Esatto, addirittura vede palla, quindi passaggio
passaggio difensivo e copertura. Vediamo la forza della palla avversaria, tutto spinge perfetto, via lontana e copre bene col castello in mezzo, tutto perfetto per il cannibale. Ancora Garuffa per Diomaiuta, vediamo se trova un'altra volta un ingresso perfetto. No, però difende. Sì, ha posticipato leggermente la, ha anticipato, scusate, la battuta. Qui non vede assolutamente. No, qui deve andare, deve andare di spondebiglia. Però è titubante Andrea, quindi probabilmente qualcosa vede. Ponticello ad anello per quarta. E infatti Spondebiglia sul difensivo. Non comodissima, però difende anche lui. Ponticello ad anello che usa spesso quarta, è un ponticello che contraddistingue il suo maestro Nestor Gomez, è famoso per l'uso dell'anello in quasi tutte le posizioni. È proprio il suo biglietto da visita. Biglie negli angoli. Andrà di schiacciata sulla sponda lunga, aia, a far parabolare la biglia. Quarta, otto, beve. Biglia libera. Qui Diomaiuta è stato tradito da una cosa. Questo è un tiro che a tutti i doppi si usa, spesso. Generalmente il biliardo nuovo tende a far slittare molto quella traiettoria. Invece qui l'ha chiusa. Esatto, quindi qui Diomaiuta ha forzato un po' di più il tiro proprio per non rischiare di andare largo e bere. L'ha forzato troppo e è successo questo. Quarta, 56. Qua, con la palla in mano, filotto di prima, palla piena, massimo effetto sulla destra per far aprire la biglia avversaria. E deposita la battente nell'angolo. Debutta prima, difficoltà. Punti pesanti adesso, ritorna lì sotto a 40 punti da Diomaiuta. E un pochino si sta ripetendo lo schema del primo set. Del primo set, sì. Per adesso Andrea non ha sbavature. Beh, qui Diomaiuta va a cercarla. Ma si è appoggiato molto vicina. Tutto sommato l'ha fatto anche discretamente bene. Lì non è che avesse tanto da mettere. C'è forse lo spazio per andare a giocare sulla corta. Bravissimo, Lucio giocherà di colpettino a il calcetto, ma a rimandare la bianca nell'angolo opposto. Eccolo e qui. E la manda attraverso il castello. Eccolo qui. Quarta, altri 36. Punti pesanti, 172, torna lì. Ma quanto è bello il biliardo visto giocare a questi livelli. Attenzione alla parabola. Parabola molto impegnativa questa. Beh, gira bene però. Dio m'aiuta. Trova un rimpallo 40. Non fortunatissimo. Alla fine concede 40 punti a quarta. E adesso in difesa bisogna giocare le due sponde. Sì, due a mo' di tre è buon per Diomaiuta, che almeno ha lasciato una posizione davvero ostica al salentino. Due a mo' di tre, vediamo se si tiene sul piano della palla o sullo sfaccio. Andrea solo in chiave difensiva. Sullo sfaccio, tutto secondo copione. Vediamo anche come difende. Meglio non molto poteva. Molto bene. È un problema adesso per Diomaiuta, che deve andare lunga e corta dietro la gialla, oppure no, lunga oppure corta non esiste, solo lunga, lunga biglia, così a cercare interferenza probabilmente con il pallino. Ecco qua, dietro non c'era spazio per passare. No, non c'era, ma non c'era la traiettoria facile, non c'era la traiettoria possibile, non facile, cioè non c'era la traiettoria naturale per crearlo, bisognava inventarsela. Bisogna inventarla, e a biliardo di solito quando si inventa si perde. Proprio. E quarta, non inventa niente su questa esecuzione. Quarta, 52. Angolo di mezzo colpo ad allungare le biglie sulla corta opposta. 2-16 più il birillo rosso, 52. Perfetto. Punti. 3 di calcio per Carlo Diomaiuta. Una, due e tre. Ah! E Diomaiuta qua.
beve ancora. Io lo dico, sono nel cuore a Dio m'aiuta, perché a giocare bene e a subire quello che ha subito, cioè tutti perfetti uno dietro l'altro, a uno un po' di scoramento viene a un certo momento. E ancora, guarda dove mette la battente Andrea, in angolo, palla piena, effetto ad allargare 60. Quella è una posizione da buca. Sì, questo è il classico buca-buca, anche questa è una posizione scolastica, palla perfettamente piena o poco meno, un buon effetto sul lato a destra in questo caso, quindi ad allargare, per creare questa geometria, questa palla che dopo il filotto di prima si apre mollemente a descrivere una M. E usa la gialla ovviamente per tornare poi... Qui Dio m'aiuta, ha parabolato, ha cercato di rompere la posizione difensiva. Quantomeno l'ha cercata, però ha reso tutto più facile anche a quarta, perché gliel'ha messa qui Andrea più non di qua. Mi sta piacendo. È chiaro che avere il suo braccio si può tirare tutto, però in una posizione del genere, quarta 32, con un punto di palla quasi obbligato su questo sfaccio, avanti quasi 200 punti, la candela, tirare semplicemente di candela, cioè non andare a rischiare, vedi il movimento, sì, delle biglie, qualcosa poteva succedere, si spalpagliano parecchio, si può compromettere un set, semplicemente la candela con la forza giusta. E qui ancora due sponde. Ecco, rispetto alla mia proposta, Carlo ha dato una battuta più verso la buca con meno effetto. Sì. Io l'avevo disegnato una traiettoria più aperta che necessitava di un effetto alle ore 9. Ecco perché la bricolla, nel pop-up ti ricordi, mi avevi detto bricolla di effetto massimo, no. Ci sono delle tonalità di effetto. Delle gradazioni. Questa è una differenza. Io l'ho disegnata con effetto ad ore 9, marcatissimo. Lui ha spostato di circa una palla e mezza la battuta verso l'interno, quindi verso l'angolo, scusami, tagliando di meno. E qui adesso vedo quarta studiare la situazione anche al di là del pallino. Che sta pensando di giocare tre sponde? Sì, no, tre sponde sicuramente. Ok, lunga, corta, lunga, a spingere dentro la bianca e lasciarla dentro. A lasciare la gioca di misura. Due, tre, tocco. Perfetto. In castello. Perfetto, meglio non si poteva. Questo quarta, sul 16. Tre sponde di calcio è il 16 che fa più male. Adesso devi uscire da lì, rispettare i birilli adesso e toglierti d'impaccio. Bisogna conoscere una lunga dose di preghiere. Ma Dio m'aiuta. Dio m'aiuta lì è sicuramente spero. Parte agevolato, diciamo. Mettiamolo già così. Già bravo sì, ad aver toccato palla. Qua Andrea... se si indirizza a stecca alta vuole creare l'angolo di parabola, però ci ripensa, è a 400, potrebbe prendersi un rischio o invece gestire senza rischio. No, ma è un rischio abbastanza controllato, qui non è che possono succedere grosse cose. Sì, la gioca, sì. Si impenna sulla punta delle dita, effetto a sinistra per creare l'angolo. Arrivo pallino da tre per questo angolo e battente depositata sulla sponda lunga. Altro capolavoro di Andrea Quarta. Quarta, 44. Cosa vogliamo dirgli a questo 444 giocatore? A giocare tutto l'effetto possibile. Dio m'aiuta. Di bricolla. Sul largo. Eccolo qua, quello che dicevamo prima, il cacalcio. Dio m'aiuta, 4. Non si salva. No, su perché adesso sfaccio, gli dà un colpo terribile da gestire. Su questo sfaccio, quarta, che batte a 4,44, sentenza. Può far suo il secondo set. E così 2-0. Sentenziata anche questa chiusura. E in questo momento direi che Dio m'aiuta sta pagando forse il braccino del primo set. Sì,
poteva indirizzare diversamente tutta la partita. Dio m'aiuta, adesso sta pagando che ha davanti un giocatore veramente che non sbaglia mai. Guarda le percentuali di media totale, è molto bassa quella di Dio m'aiuta. Sì, anche perché gli ha dato veramente poca possibilità d'azione Quarta. Però se è tutto vero quello che ho detto su Dio m'aiuta, non penso che Carlo molli così, gli lasci così facile questa finale. D'altra parte arriviamo da un 4 su 7, questo è un 3 su 5, meglio che si svegli adesso però. Ah sì, a Torino fu 4 su 7. Qui si deve svegliare? Emozionantissimo. Non c'è spazio per tirarla lunga. No, qui Carlo deve mettersi in testa che se vuole una fettina di quella coppa, almeno un terzo della Coppa dei Principi, deve vincerne tre in fila, e contro questo Andrea Quarta non sarà cosa semplice. Due a mo' di tre, apre le danze Andrea. A meno che non cresca, Dio m'aiuta, e non abbia un momento di appannamento anche Quarta. Non ho mai visto Carlo mollare, soltanto proprio in occasioni, in pochissime occasioni. 2-7-0 Quarta. Ora, questo primo giro non depone proprio a suo favore, perché qua non gli è partita. Vediamo se decide Andrea di attaccarlo subito invece di tirare difesa, se gioca all'americana, sì, a fermarsi sul posto con la battente o a spostarsi leggermente. Direi di sì. Eccola qua. Oh! Eccola qua. Punisce subito. Quarta 40. Non ce l'aveva pulita perché doveva muoversi leggermente con la battente, quindi non è riuscito a difendere. Sì, però attenzione, perché ha lasciato una bella posizione a Dio m'aiuta, che potrebbe anche replicare subito. Può e deve replicare subito. Gioca in candelare di seconda. Dio m'aiuta. La steccata gli è partita veramente troppo rigida. Guarda quanto è stata esuberante la forza. E qui anche sulla difesa vede porzione abbondante, direi Quarta. Sì, sì, ha la porzione per il giro. Vediamo se ripropone ancora, se ha l'angolo per riproporre il giro a ingaruffare. No, lo gioca normale. Giro passa di scuola. Dal centro. Quarta 30. Bellissima questa figura. Palla, giro ad allargare, colpo in testa, leggero effetto a destra, lunga 10 con la battente, e palla avversaria depositata sulla sponda corta opposta. Attenzione, perché adesso la cosa si fa interessante anche per Dio m'aiuta, che deve decidere. Totò avrebbe detto: siamo uomini o caporali, questo è il momento. Sì. Non c'è più tanto da aspettare. No, anche perché Quarta dà l'impressione di essere partito per chiuderla prima possibile. Qui bisogna vedere cosa potrebbe succedere. Un errore di Quarta che gli potrebbe spaccare questo ritmo infernale che sta imponendo alla partita. Sponda biglia? Una sì. Grande reazione di Dio m'aiuta. No, questo è un tiro diretto. Tirato Quarta così 12. Come l'hai visto. È uno sponda biglia veloce. Ha varie possibilità, puoi fare o il 4 sponde o il 2 sponde o addirittura l'angolo di traverso. Che è quasi un diretto per come è partito. Perché sì, crei con la sponda la traiettoria di un tiro diretto, con la forza del tiro diretto. Bravissimo. Rimpalla su questa difesa di Dio m'aiuta. Buon per lui, non beve, non concede punti ad Andrea Quarta. In ogni caso che non ne ha bisogno. Abbastanza coperto, direi. Di parabola Quarta direttamente sulla palla avversaria. Ne ha fatte tante, una più una meno, non credo che gli cambi molto la vita. Forse gli cambia la copertura, vediamo se non arriva lunga. È buona anche questa. Buona perché va a difendere di traverso. Per trasversale. Per adesso messa trasversale. Sì. Dio traverso non nel senso di traversino, ma di traverso rispetto alla sezione. Sì, diciamo semitrasversale. Per messa trasversale si intende la messa nel quadrato centrale del biliardo. Sei stato più che corretto nella terminologia. Bricolla per Dio m'aiuta, che questa volta la centra. Dio m'aiuta, 32. 32 punti e buona difesa per Carlo. Vediamo se questa esecuzione gli dà morale
sale a 52, ma soprattutto tiene lila gialla. Guarda, giocherà un tre sponde di calcio sul largo del castello, su questa lunga, traiettoria corta, lunga, ad affondare le biglie. Vediamo. Eccolo qua, parlavo dell'errore di quarta, non vorrei avergli portato male. E beve. Questo è un errore di Andrea 20. E qui ci vorrebbe subito la grande reazione di Dio m'aiuta con uno sfaccio. È andato con la sua biglia. Però no, non ha la possibilità di battere sfaccio, quindi vediamo come gioca Dio m'aiuta. A meno che non la fa girare lunga corta. Giro ad andare avanti. Esatto. Ed è un gran bel giro anche questo. Altri punti pesanti. Dio m'aiuta, 36. E attenzione, è salito a 98, anzi a 108. E quindi per il momento Dio m'aiuta c'è. Sì, non l'ho visto scritto sull'autostrada, mancava, no, il m'aiuta. Però quello c'è, no? C'era un film bellissimo, una battuta bellissima, intanto bella questa risposta di quarta, Andrea Guarda. 16. Se non sbaglio, ma vado tanto a memoria, è Il Ciclone di Compieraccioni, dove c'è scritto Dio c'è e sotto e io ci ho le prove. Bellissimo. Perché arrivò il gruppo di ballo con Natalia Estrada, con Lorena Fortesa. No, non l'ho visto. Lorena Fortesa è un mio vecchio pallino, ma non rosso come quello. Cioè, credo una delle più belle attrici. Dio m'aiuta, 32. Cinematograficamente parlando e fisicamente parlando, di bellezza reale, di volto, di dolcezza. Poi ha avuto molti problemi, adesso sì, per fortuna si è ripresa e ne siamo tutti molto contenti. Io ti dirò che il mio... come si dice, quarta, il mio sogno 36. Nel cassetto, lo sa anche mia moglie, quindi lo posso dire Beh. Tranquillamente in televisione, è una cantante, è Laura Pausini. Ah, vabbè. Che non è proprio una bellezza, ma uno sguardo, ha un qualcosa. È un tipo. Ecco. Lasciamo la fortezza e torniamo al castello. Eccola. Torniamo a questa sequenza di tre sponde di calcio. 16. E guarda lì, Dio m'aiuta, è riuscito non solo a scavalcare quarta, ma a cercare un timido allungo. Io dove trova questa forza Carlo non lo so. Intanto Andrea sempre perfetto. Quarta, 4. E poi è sempre lì, non te lo scrolli di dosso, per cui hai perso già due set. Sei riuscito ancora a giocare con tranquillità, a piazzare i colpi, a passare davanti, ma ce l'hai sempre lì, come il cane Ivan III, il terribile. Comunque, con Fantozzi, esatto, che spingeva al massimo, ce l'aveva sempre lì. Comunque entrambi possono dire la stessa cosa, perché penso che anche nella testa di quarta ci sia questo pensiero. L'avversario colloso, perché colloso, non lo stacchi mai. Anche Dio m'aiuta. Bene, beh, partita che promette bene e promette forse di non finire subito, perché credo che in questo terzo set Dio m'aiuta ci sia finalmente con tutte le scarpe dentro, perché prima forse stava un po' sul bordo della partita. Sì, non era diciamo che non era ancora entrato nel ring, anche se ti ripeto, secondo me la prima partita poteva essere appannaggio di entrambi, nel secondo Andrea lì è stato il veramente... bracino però è stato terribile. Sì, forse il secondo è stato condizionato dalla chiusura del primo. Sì, lì ha sbagliato una chiusura che si poteva fare. Qui c'è stato un kick. Si sente rumore, anche dal rumore, ma anche il risultato delle traiettorie. Esatto, perché lo rispieghiamo, il kick è praticamente quella che viene chiamata inzuccata o avvitamento in italiano, kick è preso in prestito dallo snooker, è praticamente un cambio di attrito nell'impatto tra le biglie, che varia appunto il coefficiente di attrito tra le biglie, e le biglie non partono più per la direzione dei centri, e quindi qui è stato evidente. 4 punti separano i due, perché comunque c'è stato un pallino che ha recato 12 punti in dote, ma qui Dio m'aiuta confeziona questo giro a tutto biliardo, colpo sotto, diminuito di forza. Guarda cosa inventa. Mamma mia. 212, attenzione, perché non c'è solo con tutte le scarpe, ma c'è entrato dentro fino alle ginocchia. Sì, sì. E quarta, occhiale. Intanto con pazienza. Striscio sullo stretto, difesa occhiale, col pallino lontano.
Dio mi aiuta come attacca. Non la può vedere, ovviamente. No, può certo. Giocarla con il disegnino che piace tanto a te del Monte Cervino, no? Sì, ci sta che questo lo giochi direttamente sulla palla, eccolo qui. E che grande uscita anche questa. E che conserva di fatto un occhiale messo di traverso. Sì, una difesa trasversale. Però siamo sempre lì, no? Con la difesa col castello in mezzo. Sì, che è la difesa principe, sì. Diciamo il castello opposto alle biglie crea la cosiddetta messa. Bella questa di quarta come idea, forse non benissimo la copertura, e no, c'è spazio di andare in lunga corta a giocare. Ma non penso nemmeno giochi Garuffa, giocherà a battere sulla corta con un leggero effetto, a prendere una porzione di palla scarsa e a riaprire sì. A sua volta le biglie in difesa sì. Trasversale. E infatti. Addirittura no l'ha dentro, attaccata vedi, da Birilli. A scendere, vedi? Guarda, è passato in mezzo. Dio mi aiuta. Quattro punti. Se l'è proprio guardata tutta la traiettoria della ha accontentato palla. Tutti e due, perché l'ha fatta scendere verso il castello, ha conquistato un minimo di punto, ma l'ha fatta passare depositandosi in difesa. Sì, sì. Tutto bene questo per Carletto. Qui ti sei sbizzarrito col giro però. Sì, questo 5 anno. Sponde di calcio. Ancora occhiale di traversino. No, perché resta lì visibile. Oddio, è un visibile che non è proprio bellissimo. Però se Dio m'aiuta, tira solo difesa. Sì, se conferma la sua crescita in questo set. No, ma qua non rischia niente. No, però sfrutta l'occasione per creare un bel problemino a quarta. Sì, traversino a non arrivare con... No, invece attacca. Ancora, vedi? La piazza dall'altra parte, tirato striscio. Sì, beh, poteva venire fuori anche qualche punto di risulta. Sì, però avesse colpito la palla leggermente più grossa, forse faceva anche qualche punto. Avrebbe fatto il tiro. Un tiro che a me non entusiasma, anche perché forse non lo gioco molto bene personalmente. Però ci stava. Andrea ancora sul largo, su questo striscio. Biglie pilotate verso la mezzeria longitudinale. Quarta sta giocando d'attesa. Credo che gli abbia lasciato l'iniziativa. E non so se è un bene, perché quando Dio mi aiuta entra in fiducia, poi sai. Ma guarda, essenzialmente adesso loro. Beve 16. Quarta, 20, più 4 di fallo, che sono di penalità. 20. Guarda, io non penso ci sia questo nella mente di quarta. Adesso stanno più badando, libera. Stanno badando tutte e due a non sbagliare quelle che sono le forze. Però questo è stato un brutto errore, perché la biglia libera con quarta è davvero pericolosa. Se ti ricordi, Dio m'aiuta, anche guarda, nella partita infatti sta pensando. Sta anche resettando la situazione. Anche nella partita precedente ne aveva sbagliato il due di Garuffa. Sì, sì, sì. E qui sta ovviamente per tirare quarta dopo un'abbondante pulizia delle biglie da parte dell'arbitro. Sì, tirato fuori il panno. Quarta. Quanto basta 76. A tornare su. 76. Perfetta. La risposta all'errore di Carlo Dio m'aiuta da parte del cannibale. E questa è una brutta situazione, perché o Dio m'aiuta recupera subito o rischia, come negli altri due set, di vedere quarta cominciare la sua scalata. Dovrebbe riuscire a rispondergli subito. Subito qui. Con un colpone. Sì, su questa schiacciata. E è già una bella risposta, anche se non c'è realizzo. Ma c'è difesa. E gliela mette molto molto vicina a sponda, quindi comunque sarà, suppongo, un ponticello complicato. No, riesce a mettere ancora la mano discretamente, sì. Bene per battere agevolmente, e qui gli scappa però. E qui gli è scappata ad Andrea questa Garuffa. Ha fatto lo stesso errore di Dio m'aiuta. Dio m'aiuta sullo stretto, 20. Lui sull'arco. E adesso potrebbe provare Dio m'aiuta ad approfittare. No, aspetta, l'ha presa, sai. Aspetta. Ha preso palla. Presa? Anche il giudice è perplesso, eh? Anche l'arbitro. Dio m'aiuta sta dicendo. Io non l'ho vista, ma per me se lui dice che l'ha presa.
l'arbitro rimane sulla sua decisione. 20 libero. E qui addirittura ha spostato la palla sbagliata. Vediamo. L'arbitro. Vediamo poco anche dal replay. Quindi vedo un po' di imbarazzo anche nell'arbitro. Guarda il fair play tra questi giocatori, si sono accordati. Sì, praticamente l'hanno deciso loro due, perché tutti e due d'accordo sul fatto che la palla sia stata toccata. Sì, sì, ho bevuto, il 16, ok. Vediamo. Esatto, la palla si è mossa. Oddio, non è, noi non siamo, sì, evidentemente sì. Hanno... Ok. Più o meno, controllate. Quindi. Sono d'accordo tutti e due, perfetto. Quindi 16 sono. Beh, e qui l'applauso è a entrambi. Applauso a entrambi senza nessun tipo di discussione, senza polemica. Si rimettono le biglie in gioco. Sai che in altri sport l'avrei visto uno dei due buttarsi a terra dicendo che l'aveva colpito con la stecca? Sì, ci sta. È rotolarsi. Ci sta. Dio m'aiuta. Dio m'aiuta. 4. Entra bene sulla successiva garuffa. 4 punti, si va avanti a braccetto praticamente in questo terzo set, 236, Dio m'aiuta, 248, Andrea quarta. Si china il cannibale per vedere che tipo di passaggio o di porzione ha a disposizione. Punteggi molto ravvicinati, con quarta ancora in vantaggio, e situazione che in teoria mette molta più pressione ovviamente a Dio m'aiuta. Beh, Dio m'aiuta non ha più appello, quindi deve per forza vincere. Qualche errorino di passaggio anche in questo set, il braccino del primo che ancora pensa, insomma. Sta puntando qualcosa. La sponda corta. Gioca di nuovo l'americana, Andrea. Che bella questa presa di palla, difficilissimo, ha cambiato praticamente posto alle biglie. Cattiva, piena sulla biglia, usando come trampolino la sponda corta alle spalle. Esatto, la palla è schizzata dando via. Ancora più velocità. Sì, chiaramente le sponde danno nell'impatto, velocizzano almeno inizialmente la traiettoria delle biglie. Era la cosa bella è questo passaggio che è riuscito a trovare. È proprio lo scambio biglia perfetto sulla palla piena, è sinonimo, sai perché l'ho enfatizzata questa palla? Perché è sinonimo di una sicurezza esecutiva, sì, incredibile. Che in questa fase della partita è utile. Attenzione, la fiducia qui è utile sempre. Bada a difendere ancora quarta, ma ho l'impressione che Dio m'aiuta stia prendendo qualche rischio in più, perché voglia badare al sodo, deve, d'altra parte. Dio m'aiuta qualcosa deve fare se vuole cercare di rientrare in questa partita. Non può lasciare l'inerzia a quarta, qui gli rimpalla su. Aia, qui... Altra imprecisione. Carlo. Sì. E nonostante tutto, però, barcolla ma non molla. Vediamo se quello che ho detto su Carlo. Ancora giro a scambiare i quadrati intanto per quarta. Però porta a casa anche 32 punti. Quarta 32. Allora su questa esecuzione di giro a scambiare, mi ricordo qualche tempo fa in una BTP a Firenze, vedevo Andrea giocare al biliardo accanto al mio, tirare questi giri. Ma ne avrà tirati tanti in sequenza, disarmante, volevo rompere in due la stecca, davvero. È disarmante su tutto, Andrea, ma su questi giri qua è incredibile. Come bravo è Carlo, che nonostante tutto sta lì, ci crede ancora. Difesa ancora. Qui non vede, deve giocare probabilmente sulla corta. Sulla corta, la schiacciata, schiaffetto, ha diversi nomi questo tiro. Corta e biglia. Giusto tenersi, hai visto? Qui ha rimpallato, ma questa è la ragione del tiro. Esatto. E ha spedito l'altra dall'altra parte, quindi si inverte praticamente la giocata. Questo rimpallo che avviene tra le biglie ha un nome, anche questo, e si chiama Paciarotti. Ecco. O Paciarotta o Paciarotti, la chiamano in
questi due modi. Dio m'aiuta, non avendo l'ingresso, semplicemente decide di alzare la forza e affondare la biglia di quarta alla corta. Sai, però, che c'è porzione? Sì, ha trovato, passato in terra di nessuno, ha trovato il punto morto. Quarta, giro a schiacciare, andare in centro con la battente. Esplode ancora il castello. Mamma mia, ragazzi. Quarta, 72. Mamma mia, ragazzi. Sta diventando faticosissimo per... Dio m'aiuta stare dietro, eh? Tu, Lucio, che lo conoscevi poco, adesso hai capito perché questo signore c'ha una pagina intera di palmarès. Scherzi, cioè, ma io giocassi la metà di lui mi sentirei soddisfatto. Avrei avuto un motivo per... La metà di lui saresti già un giocatore da un ventennio di esperienza. Mamma mia, ragazzi. E guarda l'occhio ancora cattivo che ha. Ah! No, ma è tutto in controllo. No, vabbè, questa non è proprio così. Questa è tutto in controllo. Non fa è il Paciarotto, peccato. Però questo gesto, sì, di il gesto di lo è. Sì, diciamo che è stato poi un po' rinominato. Chiamiamolo. È un bacetto. Che è più bello. Rimpallo controllato. Rimpallo il bacetto. Mi piace, il bacetto, vedo se la metto in vocabolari. Rimpallo controllato. Mi piace la tua semplicità. È proprio una roba seria. 12. 12 punti di pallino. E più si va su con i punteggi, più per Dio m'aiuta diventa difficile. Anche se biliardo ci ha insegnato, soprattutto in questo torneo che abbiamo potuto seguire insieme, che le partite non sono mai finite. Basta davvero poco a invertire l'inerzia. Certo che anche quando sono difficili riesce a uscire con questa nonchalance, Andrea. Questo forse è ancora più disarmante, cioè che non riesce a trovare un modo, un punto... Non riesce a metterlo in difficoltà. Metterlo in difficoltà. Fondamentalmente è quello che lo rende disarmante. 2 a mo' di 3 per Carlo Dio m'aiuta. Non trova una porzione di palla felice, non difende. E quarta, può attaccare di nuovo, ancora di giro. Sai cosa potrebbe cambiare questa partita? Quello che non ti aspetti, un errore di quarta. Ma sì, ormai vista così, ma eccolo qua. Ops! C'eri? Te l'hanno difesa. Detto prima? No! Lì era da affondare il colpo, ti sei messo d'accordo, capito? Bene. Beh, la tiene aperta, meglio per noi, televisivamente rende di più. Assolutamente. Mi dispiace per lui, ma voglio dire, io guardo il prodotto in questo momento. Certamente. Dio m'aiuta. Risposta di bricolla di parabola. E non guarda, eccellente. Che la difesa lì ha solo il castello di mezzo, ma hai la possibilità di giocare di sponda. Sì, un trasponde di calcio. Sei stato allievo diligente, quindi hai capito che è una situazione abbastanza frequente, dove il giocatore che è in vantaggio può restare e invece il giocatore che è in svantaggio deve levarsi da questo. Mi pare anche che quarta in questa situazione, non dico goda, ma insomma ci si trovi bene a sguazzare. Sì, anche se qua non è stato brillante. No. Però è sempre Dio m'aiuta che deve togliere le castagne dal fuoco. Allora, vediamo un pochino. Prima quarta aveva un giro, veniva da giri perfetti fino a questo momento e l'ha squarciato. Dio m'aiuta... Anche lui di tre sponde. Non l'ha punito. Vediamo qui, Dio m'aiuta deve fare qualcosa adesso. 2, 3 e spingere verso il castello. Questa è tutto sommato buona perché è una carezzina. È una carezzina, apre le biglie in difesa trasversale. Quarta, al volo di una o di due. Forse di una. Qui l'ho disegnata di due. Va di una, bravissimo. Era più diretto come tiro. L'ho disegnata di due perché mi è scappato il mouse. Ti dico la verità. È scappato il topolino. Mi è scappato il topolino. E qui no, non vede porzione, però c'è possibilità di giocherà dalla passare corta dietro. Corta, poca palla, sì. E di nuovo
difesa trasversale. C'era la possibilità di andare a colpire da dietro, ha sì, trovato un angolo come ha fatto prima di Omaiuta, sì. Però quella è una forzatura, sì. Se è, questo è uno schema di difesa e bisogna imparare a farla e farla anche bene, perché mandare l'avversario al volo è cosa troppo importante, perché a volte poi l'avversario al volo può sbagliare, anche se si chiama Andrea Quarta, e qui guarda adesso cosa ha fatto. Dio m'aiuta, deve fare qualcosa. Ma era quello che dicevamo, poteva cambiare qualcosa se Quarta non chiudeva una situazione a suo favore. Qui, a furia di girare in tondo sulle difese, Quarta ha commesso un'ingenuità e Dio m'aiuta va a raccogliere il primo risultato, ma è molto piccolo, scarno, non si salva col pallino. Allora, diciamo che nonostante l'errore, Andrea non si era messo in una situazione molto facile da attaccare. No. Era complicato questo giro, soprattutto sul panno nuovo. Diciamo che nonostante l'errore, alla fine porti anche i 12 punti di pallino, sì. E comunque insomma lo giustifichi. Andrea, i 16 che ha fatto Dio m'aiuta per il giro glieli pareggia. Glieli ha già presi. E tutto deve ricominciare da capo nella schermaglia. Garuffa per Carlo Dio m'aiuta. Non è un tiro che ha quadrato bene fino a questo momento. Questa è presa nel modo giusto e difende bene. Dicevamo, e qui tutto da capo. Dobbiamo ricominciare nella schermaglia, dobbiamo sperare che il nostro avversario non si salvi, mettendolo in difficoltà e poi attaccarlo e punirlo con personalità. La cosa che salta agli occhi sul punteggio è che Quarta è vicinissimo a quella quota 400 che è la quota in discesa. Sì. Allora qui Quarta... Qui ha lasciato... Non so se luce. Si è salvato. Ha lasciato luce. Sai che puoi giocare... È una luce... Sì. È una luce, ma è una luce distante. C'è spazio di sfaccio? Per lo sfaccio, sì. Se vede porzione, sì. Da come punta, eccolo qua. Uno, ci sono due, via tutti, e tre. Dio m'aiuta, Dio m'aiuta, 80 punti. Se avesse preso il 16 sarebbe stato anche più contento, ma va benissimo anche il 4 di ritorno, perché guarda, io penso che anche in questo caso Dio m'aiuta, se gli dici ascolta la ritireresti, dice anche no. Va bene così, perché meglio non si poteva fare. E se Quarta gli ha lasciato l'occasione a Iotta, che Dio m'aiuta ha sfruttato subito. Hai visto che siamo ancora da schema. Sulla 2 di volo, Quarta non si è salvato, ha pagato 80. Eh sì, ma attenzione, perché qui c'è un'altra grande opportunità per Dio m'aiuta. Qua sta controllando le traiettorie. Sai cosa sta pensando qua? Vuoi sapere davvero cosa c'è nella testa di Dio m'aiuta? Fammi guardare. Di buttarglieli, qui sta pensando alla strada per buttarglieli in terra tutti. Sì, sì, infatti, perché da qui deve solo andare di potenza controllata. Colpo in testa, effetto a destra, 3,5 alla gialla. Se urterà il pallino con la bianca, lo marca, e se no amen. Ma l'importante è che i birilli provi. Caschino. L'importante è che ci provi, addirittura possa anche sorpassare. Metterebbe pressione a Quarta. Eccola qua. Uno, eccola due. Qua. Passa 3. 96 punti. Mamma mia. Dio m'aiuta. 340 per Dio m'aiuta. Allora, ho fatto dalla bene i conti. Mimica di Dio m'aiuta si vede che scuote la testa, quindi sì. Lui voleva anche il pallino, però di colpi in testa ci sta di non sì, farlo. Sì, va in bene, quella zona va lì. Bene, però ha fatto tanto. 440, eccolo lì. E adesso la pressione passa su Quarta. Ti ricordi cosa avevo detto di Dio m'aiuta? Sì, sì. Avevamo scommesso una pizza, no? No, non avevi scommesso nessuna pizza. Sei sicuro? Sì, sì, assolutamente. Andrea Quarta. Attenzione, traversino. Perché adesso alla chiusura anche Dio m'aiuta a portata di punti. Quarta, devi, 16. Ovviamente devi costruirtela ora. Andrea non si è scomposto, era una forza difficilissima da trovare in questo momento, ha giocato il traversino di misura, rimanere corto con la palla bianca e a girare in difesa con la battente, quindi con la gialla. Tre sponde? Dio m'aiuta, preoccupato. Lunga, corta, lunga? Mi sembra tanto aperto. Sì,
a fare il giro delle tre sponde e cercare di affondare il biglio sulla porta, via la gialla. Qua si cerca di salvarsi. Come ci si salva? Semplicemente prendendo circa mezza palla e far sì che le biglie scendano entrambe verso la sponda corta. Si mette nell'angolo, la gioca di qua. Tanto guardate il particolare dell'impugnatura della stecca di Dio m'aiuta, che ha una guaina antisudore che la ricopre. Vediamo come la prende. Eccola, di tre. Prova di tre. E forse ritorna anche dentro di qua. Questi sono pesanti. 20 punti. Sono abbastanza casuali, ti dico la verità. Però, fanno morale. La differenza in questo momento. E qui, guarda, per un attimo si sono incrociate e sono 20 punti che sono davvero pesanti. Sale a 460. Vediamo qui, come interpreta Andrea questa posizione. Per quarta occasione di fare male. La gioca di colpo sotto a retrocedere di tre passate e mezzo. Eccola lì. E fa male. Quarta, 72. Realizza 72. Si mette a sua volta in davanti. Partita. Anche davanti nel punto. Hai visto com'è partita la biglia di quarta? Questo è un sovraccarico di velocità e di colpo sotto. Quello che mi dà fastidio è che dalla luce alta, e quindi dalla posizione aerea centrale, le due biglie assumono un colore molto vicino. Sì, sì, sì. E è quindi vero. Anche per chi è a casa diventino poi... Anche è una telecamera che serve per apprezzare, sì, le traiettorie delle biglie. È chiaramente un punto di vista che il giocatore non vedrà mai, a meno che non ti chiami Superman. Attenzione. Se però ti chiami Superman lo vedi. Eccoci qua. Qui Dio m'aiuta tirerà veloce contro la sponda corta. Qui a chi fa prima il punto o a chi lo sbaglia prima. No, questo è un tiro che deve tirare per forza. Eccolo qua. Uno. Non gli ha sviluppato l'effetto. Mamma mia. Solo 4 punti e sono pari. Sono pari e quarta ha il colpo della chiusura sulla punta della stecca. Della stecca c'è il match point per Andrea Quarta. Un po' di borotalco sulla mano, un sorso d'acqua prima di tirare. Passo indietro. Un sospirone. Questa è la routine con cui Andrea Quarta affronta tutti i colpi importanti. 16, rimpallo di terza, non chiude. Oh mamma, quarta, anche lui. 32. Andrea Quarta 32, attenzione, 32, sì, non chiude, resta a un pelo dalla vittoria. Rimane a 4 punti dalla conquista del primo torneo. Sai dei primi. Che c'è la possibilità che la sorte gli restituisca il braccino? Dio m'aiuta. Sfaccio. 2-1. Sì. E chiude Dio m'aiuta e si porta sul 2-1. Dio m'aiuta 80. Gli è stato restituito il braccino. E ora ti dico, Lucio, faccio una previsione. Cambia questa anche a livello psicologico. Cambia completamente, perché dentro Dio m'aiuta adesso c'è un leone. E quarta qualche dubbio se lo fa venire. Anche più di qualche. Qui praticamente quarta, non chiudendo per quei 4 punti, ha restituito il colpo sbagliato nel primo set. Sì, la chiusura che non ha fatto Dio m'aiuta. Oddio, qui Dio m'aiuta, diciamo una cosa. Dio m'aiuta il primo set l'ha proprio sbagliata, sì, la, sì, chiusura. Sì, sì. Qui, se vogliamo, quarta c'è è stato... C'è un'imprecisione indotta. Qua quarta indotta. È anche stato sfortunato, perché non c'è basta un... davvero poco. Ma non c'era un millimetro tra chiudere e non chiudere, quindi... Però è quel millimetro che ti cambia la partita, te la fa girare e ti mette nella condizione di pensare che dalla possibile vittoria si è passato a doverla rigiocare ancora in un set, il quarto, che se dovesse sfuggirti ancora di mano, beh, a quel punto... probabilmente capovolgerebbe anche le statistiche, le percentuali e anche le possibilità di vittoria. Sì, in effetti quarta ce l'aveva lì. Poteva chiudere 3-0. Aveva il 3-0 lì, messo lì con le mani. Adesso vediamo subito come inizia la partita Andrea. Difesa di
Dio mi aiuta. Andrea, che in questo periodo ultimamente tende a perdere incontri in questo modo, e non vorrei che questo spettro, che questa paura si facesse largo nella sua testa. Ma è il segnale di una condizione non totalmente di tranquillità, o comunque di ritorno a quella concentrazione. I segnali comunque era assolutamente impossibile da affrontare per gli avversari. I segnali sono che Quarta sta arrivando, sta tornando. Sì, ci sono Quarta, però in questa partita invece i segnali non sono per lui, anche no. Su questa esecuzione, dove è successo quello che ti dicevo sul girone, sì. Si può anche urtare il pallino. Ha preso il pallino e ha preso l'unico punto, no, vuoto della palla. Certo che Dio m'aiuta, qua gli dà una mano. Perché Dio m'aiuta, certo. Beve, Quarta, 40. Consegna anche di tanto. 40 punti nel forziere di Andrea Quarta. 44. E quindi 44. 44 addirittura. E quindi gli consegna i punti che forse Quarta avrebbe dovuto fare prima. Esatto, vediamo se Quarta morde ancora, se c'è. Va bene il fair play, però esagero a farsi i favori. Sono forse anche un po' arrembante l'esecuzione di Dio m'aiuta. Quarta al volo di una, non si salva. E Dio m'aiuta. Beh, qui ha una grandissima occasione. Ma. Di giocare anche per i punti. Va in difesa? C'è pochissimo per i punti lì e probabilmente, e infatti lo è andato a guardare, gioca solo la steola di pallino, cioè solo il pallino da 12 cercando interferenza. Eh sì. Dio mi aiuta, 12. L'ha trovato. Ha trovato il pallino, non ha trovato la steola, sarebbe stata una steola anche abbastanza cattivella, ma Quarta può battere, ecco un particolare del ponticello di Andrea Quarta. Ho visto anche gli spot della palla. Palla. Ancora lui. 52. Abbiamo visto tirare proprio in questo angolo qua due volte Andrea Quarta, questo traversino, e per due volte l'ha fatto, ma è rimasto lungo. Dio m'aiuta. Questo, si è divertito, questo nella sua idea, ma urta immediatamente il pallino. Dio la strada che avevo disegnato era semplicemente la strada dello striscione, che poi diventa uno striscione doppio, cioè c'è un doppio passaggio della palla avversaria nei birilli. 108 a 24. Buona l'entrata di Andrea Quarta, ma abbondante la forza. Difesa. Ora no, attenzione. Difesa anche non trovata. Esatto, perché adesso può provare davvero a far male. Quarta, che non aveva ancora sbagliato una forza, ha sbagliato la forza. Vediamo se Dio m'aiuta l'attacca così. Quindi di giro. Sì. Però passa dentro, passa largo. Buona la distribuzione delle biglie. Palla anche la bianca, difesa. Praticamente depositata vicino alla sponda. Una buona difesa. E Quarta andrà a dividere dalla sponda lunga sulla strada della garuffa. Si mantiene sul grosso della palla avversaria, affonda la palla bianca di Dio m'aiuta fino alla lunga opposta, ricomincia fino alla corta opposta, scusate, ricomincia il gioco di schermaglia. Qui diventa delicatissima la situazione. Dio m'aiuta non di Dio deve m'aiuta. Assolutamente prendere il pallino, lo centra perfettamente Dio m'aiuta. Perfetto. 36, risale a 60. 40. No, 36 punti per Dio m'aiuta. Risale a 60. Quarta, al volo. Una sicuramente delle specialità della casa.
Questa volta non trova una porzione felicissima. No. E attenzione perché offre il fianco. E qui Diomaiuta è chiamato, il tiro c'è ma è chiamato davvero una bella esecuzione, deve giocare il filotto qui praticamente senza effetto. Dritto per dritto. Sì, dritto per dritto, filotto difficile, mano sul legno, però deve farlo Carlo se vuole stare in questa partita. Il 2 c'è. C'è anche pallino. E qui ah, è buon per lui che non c'è stato il pallino. È andata bene così. Che punto di palla, biglia che... praticamente guarda, guarda, prosegue sì, dritta per sì, l'impatto dei centri. Ha rischiato di prendere il pallino. Hai visto che ha deviato? Ha rischiato tantissimo di prendere il pallo. È stato nel tiro, Carlo. Sapeva di dover fare una cosa fatta molto bene. L'ha fatta. E l'ha fatta. Duomo di tre per quarta. E quarta non sta più trovando le forze. Adesso è lungo. Altro... quindi è segnale tiro, che la chiusura di prima ha battuto indicativa, sì, nella testa di Andrea. Altra opportunità per Diomaiuta di fare male. Uno, due e tre. Giro. Sì. 24 punti. E siamo a 160. Discreta la anche situazione, questa esecuzione. Eh sì, ma quarta che era in vantaggio di 80 e passa, si ritrova adesso sotto. Più che discreta. Sì. E guarda, invece questo è un capolavoro. Guarda Andrea cosa ha tirato quarta fuori di parabola. 56. Dopo un paio di colpi un po' così, adesso però inventa e fa anche tanti punti, ritorna davanti a... partita che si è rimessa nuovamente sul testa a testa. Una partita comunque i nostri telespettatori non avranno proprio modo di annoiarsi in questo incontro. Giro di misurissima per Diomaiuta. No! Diomaiuta, 36 punti. Mamma mia! Ora qui ha voluto, secondo me, Carlo un po' strafare, sì, perché non aveva proprio margine d'errore questa palla, doveva far terminare alla gialla la sua traiettoria appena dopo i birilli. Sai che stava andando sul 60, sì? E qua? Rimpallo, pallino. Quarta, gli ha tolto il filotto quel rimpallo. Sì, gli ha tolto il filotto, ma il filotto più che altro si è levato dalla stecca di Andrea Quarta, che adesso non è più il protetto, Quarta di prima. E non è neanche più difeso qui. No, difeso assolutamente. È una palla che giocata con lo steccone diventa parecchio difficile. Però, già sarebbe difficile con la stecca normale, con lo steccone lo ha ancora di più. Però Diomaiuta ancora... deve assolutamente evitare il rimpallo. Dritto per dritto. Eccolo. Giù tutti. Bravo Carlo, 76 punti, c'è il rimpallo Diomaiuta di terza. 76. Ed è un rimpallo di terza anche benevolo. Da in angolo. È un rimpallo di terza da stellina. Va in angolo. Guarda. Vedo Quarta che fissa la stecca e poi fissa la palla, ma ha un atteggiamento un pochino diverso. Sì, non riesco a capire cosa gioca Andrea. Ah, traversino di prima. Quarta, però rimane parecchio sì, corto con la battente. Nella sua idea c'era il traversone di prima a parificare tutto sulla sì, corta. Invece no. Probabilmente o non gli è partito effetto o non aveva proprio un angolo però ideale. Ha trovato punti ma ha offerto ancora il fianco, guarda. Così probabilmente Diomaiuta. Sì, di misura. Questa fa, 60. Rosso, questa fa rosso. Dio questa fa rosso. 60 per Diomaiuta. Copertura. Sta rischiando il set Quarta. Più 100. Carlo Diomaiuta, 3.32 contro 2.32 di Andrea Quarta. Quarta ancora che non si salva. Ballo. E qua Diomaiuta ha una ghiottissima occasione per filottare ancora. Con questo filotto lo giocherà di prima praticamente senza effetto per incrociare. E va là, è passato, più che voilà, è proprio va là. E va là. Diomaiuta 56. Però, allora,
buona la realizzazione, 56 punti, ma Dio mi aiuta, ha messo troppo effetto sulla sinistra, effetto che ha fatto sì che la battente non tornasse nel centro dopo e due lunghe, e questa gli restasse scoperta e quella non rientrasse sotto i birilli, però a 388 ci è andato e quarta, questa la inchioda, no, quarta 36, ancora un filotto mancato. Sì, qualcosa è evidentemente successo. Qualcosa è scattato, perché è il secondo filotto consecutivo che praticamente non realizza. Ha una buona porzione qua di visuale, però deve giocarla di... Ha una buona porzione, sì, però è un passaggio dal birillo. Sì, non di potenza probabilmente, così. Vediamo. Così. Vabbè, adesso ti sei divertito a fare le autostrade. Esatto, ma le avevo anche indovinate le autostrade, la superstrada. Più che di potenza, di precisione a tenerla sulla stessa linea. Sì, lui si è concentrato al punto di palla senza effetto per fare il filotto. E un andirivieni praticamente, sì. Perché poi si apre l'autostrada, al limite se dovesse deviare un po', prende un 16 o un 4. Sì, no, ma non ha badato alla difesa. Qui quarta deve badare alla difesa. Ancora mancato il bersaglio grosso, 16. Quarta, 16. Alla chiusura, a portata di punto, Dio m'aiuta, che ha rimesso in piedi la partita. Sì, è comunque una chiusura da guadagnare, perché 36 certo. Punti qua ci sono davvero poco. Quello che importa... È più vicino di quarta. Sì, è più vicino di quarta sicuramente. Quello che importa adesso è che Carlo non deve fare... non deve rischiare, non deve fare forzature, non deve credo cercare. Che l'avresti mai detto dopo i primi due set, vuoi la verità? Sì, l'avresti detto. Non, io vedo, so che Dio m'aiuta ha perso quando lo vedo al bar, cioè se lo vedo al bar ha perso, lasci in mente come Voskov, partita finita quando arbitro fischia. Sì, sì. Allora, io personalmente ho giocato tante volte con Carlo, ultimamente ho perso sempre alla bella, sempre 3-2, libera. Ma proprio rendendomi conto che lui era sempre vivo, ha un carattere così. Attenzione, perché questo è set chiuso, perché c'è una libera da giocare. Sì, quarta addirittura volato palla, su una delle sue specialità della casa. Ma questo è il segnale che è scattato qualcosa, non è ancora il quarta... imbattibile, ma è sicuramente sulla buona strada, però sai come può anche chiamarsi questa cosa che è successa? Intanto Dio m'aiuta quasi sicuramente chiuderà l'incontro, intanto che scorrono le statistiche e che loro chiederanno sicuramente Andrea una pausa. Sai come si chiama questo? Il diavoletto del 2-0. Sì. E sai quante volte ne l'ho visto? Ne abbiamo visti tanti di 2-0 che diventano poi 2-2, perché alla fine forse ti rilassi un attimo, non te ne accorgi, ma ci sono scatta tanti. Quel po' di tensione, di molla, che se hai un avversario davanti caparbio e difficile, certo. Probabilmente ti punisce. E il diavoletto del 2-0 io l'ho visto arrivare in tanti incontri, ahimè qualche volta mi è toccato anche viverlo e anche farlo vivere, però succede, c'è un senso quasi di appagamento, può esserci un avversario appagato che pensa, un giocatore appagato che pensa già di aver vinto. Non dire appagato, perché c'è anche l'azzardo nel biliardo. No, appagato nel senso morale, che pensa già di aver vinto, certo. E allora molla un pochino, ed è un ragionamento da non fare, perché è un ragionamento anche presuntuoso. Invece può essere il contrario, 6-2-0 ti viene la paura di vincere e allora il braccio non risponde più. Il consiglio che danno i giocatori bravi e forti in questo senso è di giocare ogni incontro non sui set, ma ogni set come una partita. Ogni set come una partita, bravissimo. Ogni set è a sé stante, tanto è quello che conta, perché è quello che stai giocando in quel momento lì. Può essere una cosa bella da suggerire anche ai nostri appassionati. È una soluzione, perché se tu continui a pensare a quanto è in ritardo, non ti concentri su quello che stai giocando, che vincendolo ti diminuisce il ritardo. Esattamente. Attenzione, perché l'acchitto è di Dio m'aiuta, ma questo è il set conclusivo e l'acchitto costituisce un vantaggio. Sì, perché
ti consente di mettere in, in difficoltà l'avversario. Che in questo momento da un paio di set in difficoltà ci va da solo. Sì, diciamo che ci pensa già abbastanza lui. In 500 punti si vanno a decidere le sorti dell'incontro e quindi... Guarda. Si va a decidere chi sarà il primo vincitore della nuova edizione, della seconda edizione dei Principi del Biliardo. Guarda lì. Dio mi aiuta. Decide di iniziare attaccando. Vede. Su questo sfaccio inchioda la biglia. E va a pallino probabilmente. E quindi è 12, qui primo 12. Segnale favorevole 12 per Dio m'aiuta. È una virgola di Steo, è quella. No, no, è proprio è un virgolo, quello lì è un virgolone di Steo. Perché è curva, ma lo è. E più che altro è una steola trovata con un rimpallo. Sì. Anche se quarta può rispondere con questa bricolla. Mm. Bricolla giocata non bene dal cannibale. Bricolla o tre sponde di calcio a disposizione anche di Carlo Dio m'aiuta. O il famoso cervino. No. Guarda. Tre di calcio. Tre di calcio. La spinge dentro, verso il centro. 32 punti, i migliori birilli che si possono prendere in questa posizione. 32 per creare questo tipo di difesa. Anche lui 3, ma un po' decentrato. E guarda, risponde così. Bravo. 40. Chissà se sarà un set adrenalinico teso di risposta colpo su colpo o se ci sarà subito la prevalenza di un avversario sull'altro. Per adesso è una camminata a braccetto. Sfaccio per Dio m'aiuta. Senza badare a difesa impatterà il pallino dopo aver preso il filotto. No, non l'ho trovato. Non ha trovato il filotto, evita il rimpallo di terza. Non ha trovato neanche il pallino. E non ha trovato nemmeno la difesa, probabilmente. No, no, forse quella l'ha trovata un pochino, perché ne vede una porzione, non credo che la veda tutta. Si vede subito. Da quell'immagine... Sospirone di Andrea Quarta. Vediamo dal ponticello. Non ha trovato difesa, Quarta no, batte la vede. Sfaccio. Sfaccio e volano via tutti. Non evita il rimpallo, attenzione. Quarta, 80. Questa adesso, Lucio, diventa anche una guerra di nervi. Beh, le, certo. Le esecuzioni saranno meno rifinite di quelle che abbiamo visto in precedenza, ma saranno tese essenzialmente alla marcatura, perché qui chi vince questo ha vinto. Assolutamente. Quindi non c'è più nessuna prova d'appello. Tanto un colpo d'occhio del pubblico presente attorno al ring dei Principi del Biliardo. Sullo stretto questa bricolla. 4 punti. E questa è la situazione. Sì, trova una difesa, ma non è un granché. Quarta può attaccare con uno striscio senza effetto. Qui non gli è tanto partita ad Andrea, probabilmente è arrivato il colpo o lui? Perché non lo vedo più sereno. Lui c'è ancora, però qualcosa tanto... che non va, cioè, è sì. Arrivato come forza, infatti Carlo Dio m'aiuta si orienta verso il tre sponde di calcio, però qualcosa che non funziona c'è, sì, anche più di qualcosa. Tre di calcio sul largo per Dio m'aiuta. La prende scarsa. Non difende. È aperta. E qua Andrea. Qui deve scacciare fantasmi, brutti pensieri. Deve cercare di guarda giocare, come si è asciugato. Hai visto come si è asciugato le mani. Prende tempo.
Sì, l'esecuzione non è difficile, però lascia, dicevi in altre occasioni, l'avversario sull'errore. Sì, sì, anche se sbagliasse, cosa che non succede, lui con questi tempi ha mantenuto il livello di concentrazione, quarta, ha pensato bene quello che doveva fare. L'avversario sta soffrendo in quel momento perché hai fatto l'errore. Qualora sbagliasse, ha ottenuto che comunque l'avversario ha sofferto un po' di più, quindi un pochettino più in tensione l'hai lasciato. Ed eccolo, Dio mi aiuta, che dopo aver rosicato, si dice così in gergo non biliardistico, ma gli ha fatto un po' rodere il fegato. No, ha proprio rosicato, va bene anche in gergo biliardistico. Tra l'altro, sceglie una stecca lunga. Tra l'altro Andrea ha controllato benissimo la palla, sì, battente nell'angolo. E qui, dopo essersi preso un super pieno, Dio mi aiuta, deve cercare di fare qualcosa per uscire dalla situazione. E devo dire che lo fa anche straordinariamente bene. Bravissimo Carlo. Adesso torna a prendere la sua stecca. Schiacciata dalla corta per Andrea Quarta. Rimpallo 12. Lì. Rimpallo corretta, anche in questo caso la parte del rimpallo, il pallino non lo aiuta e qui Dio mi aiuta, ancora ausiliato probabilmente o dallo steccone o dalla prolunga, ecco la prolunga, andrà a giocare uno striscio con ogni probabilità. Prolunga un innesto a baionetta o a vite, generalmente. Striscio per Dio mi aiuta. Gioca a passare appena con la gialla il castello rosso e tre birilli per Carlo Dio mi aiuta, 52 punti. Deve far punti adesso Dio mi aiuta per risalire pian piano. Dio mi aiuta, cioè, senza farlo scappare via, perché Quarta messo un po' di fieno e guarda cascina, Andrea, guarda che qui risposta. Quarta 36, aveva messo fieno in cascina e adesso sta tirando fuori una serie di colpi pesanti. Certo che qua anche Andrea gli ha confezionato una rispostina mica male dopo aver subito tre birilli di striscio. Di parabola Dio mi aiuta questa bricolla buona, messa centrale. Posizionamento opposto, che è una difesa accettabile. Posizionamento a posto? Opposto. Ah, no, scusa. Figurati. No, non avevo capito. A posto nel senso che era opposto nel modo giusto. Sì, sì. Però ancora... Quarta, 8. Quarta realizza punti, anche se poi lascia... fianco aperto. No, non si è salvato sulla palla al volo e qui Dio mi aiuta può andargli addosso. Sì, avrebbe rinunciato volentieri a quei punticini se la palla si fosse fermata prima. Prima, bravissimo del castello. Con lo steccone, filotto a incrociare. Gli era già riuscito una volta con lo steccone. Sì. Più centrale. Lo rifà. Vola via il filotto, vediamo se passa dal rimpallo. Passa, sì, anche dal rimpallo. Lo rifà. Dio mi aiuta. E posiziona. Ottanto. Risale a 200. Solo leggermente corta la palla rispetto alla palla gialla rispetto all'arrivo sotto i birilli. Però, o non eccezionale, sì, la conduzione della battente, ma è vero, tirava con però, lo steccone, quindi quanti punti ha portato ugualmente. Però 80. E l'unica cosa che adesso è molto molto aperta, è visibile, c'è luce. Sì, vede palla Andrea Quarta. Giro di mezzo colpo. Leggero effetto a sinistra sulla battente. Questa più o meno la traiettoria che andrà a far descrivere alle biglie Andrea. Passa sui, quarta, sui birilli da 4. Passa sui birilli che contano meno. Buono il posizionamento delle biglie, anche perché qui il pallino offre impedimento alla traiettoria un po' più naturale. Però raccoglie poco. Infatti Dio mi aiuta, ci deve andare addirittura di effetto buono. No, ma è perplesso, secondo me fa parecchia ombra quel pallino. Infatti penso che dopo una breve riflessione Carlo... Eh no. No, continua ad andare di lì, ma secondo me deve andare di 2 o di 3.
infatti la va a vedere per il Duomo di tre, perché lì è un attimo sbagliato il passaggio, comunque dovrebbe essere radente al pallino della palla, è un attimo come ti sbagli nella steccata, puoi veramente consegnare la partita all'avversario. Duomo di tre, l'ingresso questa c'è parte. Buona, buono l'ingresso di Dio m'aiuta che si salva un'altra volta meravigliosamente bene. Quarta al volo di una sponda, addirittura è riuscito a mandarlo al volo invece che di Garuffo. Gliel'ha messa proprio sotto al castello. E qui, quarta va fa... in parallelo rispetto ai birilli esterni e la lascia visibile. Poi un po' si nasconde poco poco dopo il tocco di sponda, ma neanche più di tanto. Se si è nascosto ha fatto un salvataggio da mille e una notte, se no... rischia grosso. No, comunque ha fatto una buona cosa con le biglie in quella posizione, però si è nascosto, ha fatto un bel salvataggio. Infatti a sua volta Carlo Dio m'aiuta deve andare ad uno schiaffo solo in chiave difensiva, perché non c'era l'ingresso, e l'ha fatto ancora bene. 3 di calcio per Andrea Quarta. Sullo stretto. Sai qual è poi un altro dei momenti difficili da vincere? Che da uno come Quarta ci si aspetta sempre qualcosa di più. Sì. Per cui sai, se hai un attimo di stasi, ti senti un po' condizionato, perché sai le tue potenzialità, le tue qualità, le tue capacità. Sì, in questo incontro la situazione di Quarta abbastanza leggibile, lui ha fatto vinta la partita, cioè quando ha steccato il tiro di chiusura della terza, tu ci ha staccato lo spinotto? Sì, lui li ha già visti in terra, poi vedere che non chiudi veramente per un niente e ti ritrovi comunque a giocare con un giocatore della forza di Carlo Dio m'aiuta, tu perdi un pochino lucidità e questo comincia a fartele proprio tutte, insomma è forte. Poi attaccare la concentrazione è difficile. Più che altro forse il problema di Andrea in questo periodo è che quando perde la concentrazione fa fatica a riprenderla. È quello che dico, riattaccarla. Esatto. È come uno spinotto che poi non trova più il suo buco d'appartenenza. Sì, non c'è. Adesso è ritornato a giocare discretamente bene, però adesso ci sono anche tanti nervi da mettere in campo. È comunque avanti. Ti è mai capitato di sbottonare un bottone automatico e poi non riuscire a riabbottonarlo? Sì, tante volte. È come se succedesse quello. Ti viene un nervoso, ti viene un nervoso. E più cerchi di riabbottonarlo, più ti innervosisci. Sì, esatto. E questo ti impedisce di abbottonarlo a tua volta, per cui entri in un circolo vizioso, un loop. Verissimo. Vediamo se Andrea riesce a reagire, a stare in partita. Anche perché salvo qualche colpo davvero molto bello, non ha piazzato a fondi da far male. No, in queste ultime due partite no. Il Quarta dei primi due set è un Quarta praticamente perfetto, cioè di meglio di così non si può. Qui nelle ultime due sta facendo giocare molto uno che sa giocare. Sì. Adesso sono obiettivamente nervosi entrambi, sentono il peso di questo incontro. Però sono molto vicini a cavallo della metà del punteggio che serve a vincere, i 500. Bricolla per Andrea Quarta, questa volta la centra perfettamente. La prende, va a prendere 36. Anche il rosso che porta 20 punti in dote, oltre a un birillo da 16. Eccoli lì. Tre sponde di calcio in risposta per Carlo Dio m'aiuta. E possibilità di farglielo pagare tanto, quel 36. Chiedo scusa, ho fatto la linea un po' veloce. Vabbè, sta a guardare il capello. Anche perché loro hanno ribella risposta meglio. Anche di Dio m'aiuta 36. Lui l'ha fatta meglio, 36. Anche perché loro stanno dietro, è difficile perché sono velocissimi come ritmo. Nel computo totale dei due colpi appena visti è un più 4 per Dio m'aiuta. Sul parziale, no? Sì, 34. Quindi gliel'ha fatto pagare subito.
ci riprova. Ancora quarta. Andrea, ancora quarta, segno, 36. Ancora il rosso. Sempre 36. Ah no, era 36 anche quello di Omaiuta. Pari. Sì, sì, era pari. Era hanno pari. Fatto ichese, come si dice. Sì, hanno fatto ichese perché erano era solo uno quelli da quello da 4. Sullo stretto invece questo tre sponde di calcio per Di Omaiuta, che sullo stretto replica. Sta tre birilli, Di Omaiuta, 52. Ecco, questo gliel'ha fatto pagare. Questo... questo fa male. Questo ha scavato ancora un po' in quel solco che c'era tra i due. Di Omaiuta è sempre più vicino a quarta, quindi la pressione si sente. Vediamo se Andrea... molto morbido, bravissimo, bravissimo, accosta al birillo da 4, presa di palla perfetta, apre ad occhiale, adesso Di Omaiuta probabilmente anche il birillo laterale della Goriziana che gli dà noia. E infatti va da questo lato che è il lato un po' più lungo. Vediamo, due di volo, corta lunga veloce a scambiare i quadrati. Prolunga. Per Di Omaiuta. Prolunga e cambia. Cambiato idea? Impostazione, vediamo. È andato a vedere dall'altra parte. No, torna. Se si abbassa così, è andato per il trasponde di calcio. Viene da questa parte. Allora gioca al 3 di calcio. Sì, trasponde. Sta guardando il calcio della stecca per capire tramite un. Con l'obiettivo di mandare la gialla dentro. Sì. Attacca. Sì, secondo me l'attacca. Cerca i birilli. Eccolo lì. E li trova. Di Omaiuta, 20. Per Di Omaiuta. Questo è un esercizio pesante per quarta, perché sente l'avversario sempre lì, sempre lì, sempre lì. Addirittura adesso lo ha scavalcato. Altri birilli per quarta. Quarta, ma però questi sono quelli quarta, piccoli. 8. Questi sono pochi e infatti punti. Andrea non è contento. Quarta probabilmente ha trovato una tipologia di giocatore che gli fa, che fa sentire a quarta cosa significa giocare contro quarta. Sta giocando allo specchio. Sta giocando allo specchio, cioè ha delle caratteristiche molto simili, cioè gli fa sentire questo peso, questo morso. Quando si dice il gatto nelle mutande. Sì, verissimo. E guarda, se non sto parlando, se non sto parlando a casa. Di Omaiuta 36. 3. 36 punti da Di Omaiuta. Sì. È come se qualcuno adesso tirasse su un cartello dicendo: "Hai visto come ci sentiamo?" Che sta facendo quello e lo sta quartizzando. Lo sta quartizzando quarta, proprio. Quattro. E poi i punti che porta quarta sono tutti punti bassi. Sì, beh, adesso sai, sulla palla al volo ci sta, okay, anche di non realizzare, ma è il fatto che risponde, la forza di Omaiuta che ti risponde tiro su tiro. E guarda, lì c'è il corridoio tra Pallino e Castello. L'hai detto tu Pallino, io dico Castello, c'è luce. Vediamo se prende il filotto di seconda per un niente, non lo beh, realizza. Però fa punti, fa punti. 28 punti. Di Omaiuta, 28. Si porta a 3,84 contro i 412, non era aggiornato il punteggio, contro i 356 se non sbaglio di Andrea Quarta. Quarta che entra bene sotto questa mezza garuffa, difende ancora. Questo è sempre il giudice, l'arbitro. Di Omaiuta. Garuffa, entrata millimetrica, o prenderà palla di prima e andrà via. Pallino, questo, aiuta, questo è un pallino a cui Carlo avrebbe rinunciato straordinariamente volentieri. In ogni caso lo marca, si porta a 4,24, sì. Comunque dà la possibilità ad Andrea Quarta di giocarla, attaccarlo, sì. Alla fine ti porti a casa i punti che sono buoni. Quarta, quarta gioca. Vediamo la sugli forza. Esterni soprattutto. Vediamo la forza. Va sul questo 4, è fra il 4 e il 6. Lavoro di Andrea Quarta. Bellissima. Guarda, guarda il sorriso di Andrea Quarta.
L'hai visto? Sì, sorriso, perché effettivamente con un passaggio così veloce dentro ai birilli e una nuova ingarruffata, in altri momenti esplodeva il castello. Adesso gli ha dato il minimo sindacale. Guarda, si ferma, si deposita in mezzo. Quarta, 3,92 contro 4,24. Siamo in addirittura d'arrivo, eh? Dio m'aiuta, costretto ad andare al volo sulla sponda corta superiore. Vediamo se starà su di due sponde o immediatamente sulla palla. Ci sono tutte e due le possibilità. Direttamente sulla palla. Però è partita un po' timida questa palla. Non ma la arriva. Vuole mettere nel castello, ma non ci arriva. Qua gli è partita corta. Grandissima quarta. Occasione qui per quarta. Ma sai com'è che lo vedo un po'... teso adesso. Sì. Giro a riportare tutte le biglie, tutte e due le biglie nel quadrato inferiore. 8. Quarta 8. Qui Andrea proprio non mi è piaciuto. Sale a 400. C'era poca proporzione tra le biglie, tra l'altro bisognava diminuire la forza, questo è un panno velocissimo. Ha scelto in questo senso, avrà avuto sicuramente le sue buone ragioni. Palla bianca. Traversino. Lo disegni? Grazie. Eccolo qua, prego. Cioè sì, peggio di Zorro. Sì, sì, eccolo qua, il traversino a Z, qui si vede anche meglio con lo Strator, sì, la traiettoria. Traversino a Z, 56 punti per Dio m'aiuta. Dio m'aiuta, 56. Biglia condotta perfettamente. È un birillo che si è infilato sotto la sponda. E qui anche replica difficile per Andrea Quarta, che può solo battere il gancio con la forza del castello. Un'ultima spiaggia a due passi dalla vittoria per Dio m'aiuta, che è clamorosa per come la partita. Non è entrato Andrea. E se Carlo Dio m'aiuta vede palla, da come è partito forse la vede, Questa partita è finita. Da come è partito si china, non è pulita. No, però c'è spazio. A vedere il passaggio, qui c'è lo sfaccio. Sì, sì, da come si punta a tirare lo sfaccio. È 20 pronto, a chiudere per Dio m'aiuta. È pronto a riprendersi la vittoria che gli è sfuggita al primo incontro. Ed eccoli chiude. Lì, vediamo se evita la palla. Vinci. E Dio m'aiuta con una rimonta incredibile. Da 0-2 a 3-2. E io vado a prendermi due battute di questi due grandi campioni. Ma mi piacerebbe tanto capire a quarta cosa è successo. Provo a dirglielo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Dio m'aiuta, perché porta a casa una partita che sembrava proibita, sembrava compromessa, ampiamente compromessa. Uno, perché l'avversario si chiama comunque Andrea Quarta. Due, perché partire sotto 2-0 non è facile. Poi è successo quello che probabilmente lui si augurava e in parte qualcuno forse si aspettava, un leggero appannamento di Quarta nel momento più delicato e invece una attenzione maggiore e soprattutto alla ricerca di colpi vincenti di Dio m'aiuta, che non era nuovo già in questo torneo a questa situazione. E a quel punto, come diceva giustamente Gianluca, Dio m'aiuta ha fatto vedere ad Andrea Quarta come gioca chi gioca contro di lui. Lo ha messo davanti a se stesso, e quando metti una persona davanti allo specchio, che sia un amico, che sia un parente, che sia un giocatore avversario, non gradisce molto, perché comunque lo specchio non solo fa paura, ma non sai come prenderlo. Dopo questa vincente finalissima, eccoci con Andrea Quarta, il principe del biliardo dell'ultima edizione. Una finale tiratissima, si è partito 2-0 e poi Dio m'aiuta ti ha ripreso e è riuscito a batterti. Qualche impressione, com'è andata questa partita? Ma questa impressione, ho perso la terza e la terza è stata una partita chiave, anche perché sono stato avanti tutta la terza, quindi è normale. Perdendo una partita del genere, se io fossi stato al posto suo sarebbe stato uguale. Non sei riuscito? È stato bravo a continuare a farle, naturalmente, perché... Non si può togliere niente a lui, parlo
perché il gioco dopo è così. Hai fatto degli errori che ti recrimini o è la chiusura l'abbiamo vista, non ti ha pagato i 4 punti finali, hai marcato solo 32 invece di 36. Dei tiri da recriminarti, Andrea? Ma non ho nessun tiro da recriminare, forse posso recriminare colui che non sbaglia mai. Cosa devo fare? Ringraziamo, simpaticissimo, anche quando perde Andrea Quarta, alla prossima. Sì, ciao Andrea. Può ringraziare quello che non sbaglia mai, deve anche rimproverare quello che sbaglia sempre nell'ultimo periodo, spesso, che è lui ed è irriconoscibile in questa funzione, ma ha detto ho perso la testa, cioè ha staccato lo spinotto. Abbiamo quello che avevamo detto. Questo Carlo Di Umaiuta dove vuole arrivare ed è arrivato a vincere la prima prova della seconda edizione dei Principi del Biliardo. Carlo, hai un carattere eccezionale, lo sai, ci hai creduto fino in fondo, secondo te qual è stato il momento chiave di questa partita? Il momento chiave è stata la terza partita, quando non ha chiuso, un po' di sfortuna, doveva fare 36, solo 32, rimballo sotto di Filotto, da là è cambiato qualcosa. Io ho continuato a giocare bene, secondo me Andrea qualche errorino in più l'ha fatto e niente, ho tenuto duro e mi è andata bene questa volta. Diciamo che ti sei preso la rivincita sulla semifinale del campionato italiano pro di quest'anno, ha un'altra specialità all'italiana. Che specialità ti piace di più tra italiana e tutti i doppi? Dove ti senti più portato? Io mi sento portato a tutti i doppi, senza dubbio. E niente, mi sono preso la rivincita, però è sempre una partita come un'altra, non è che si vince, si perde, non fa niente. L'importante è divertirsi, giocare bene e dare il massimo. A bruciapelo, a chi dedichiamo questa vittoria? A mia moglie e ai miei bambini. E allora ringraziamo Carlo Di Umaiuta, vincitore della prima prova dei Principi del Biliardo. C'è ancora un po' di sapore ruspante nel biliardo e questa è la cosa bella. Lui voleva tanto vincere qualcosa di importante, questo è un torneo importante, una bella vittoria. Ritorna trafelato con la lingua tra i denti il buon Gianluca. Ho fatto 10.000 chilometri. E non intorno al biliardo. E non intorno al biliardo. È stato un bel torneo questo di Desio dal Billiards Club. Tornerà a dicembre, poi a marzo, poi a maggio. Certo che dopo Quarta, Di Umaiuta, beh, insomma, l'Albo d'Oro è ricco di belle presenze. Sì, assolutamente. Questi giocatori ci hanno fatto vedere un livello di gioco impressionante, bello. Si sono subito sciolti, sono entrati nell'atmosfera di questa seconda edizione dei Principi del Biliardo. Confesso che ho faticato io a entrare nell'atmosfera, però ci riproviamo a dicembre. Ci riproviamo a dicembre con Lucio che sarà ancora più forte sicuramente. E con Gianluca che ci aiuterà a capire meglio i segreti di biliardo, che non è solo di nicchia, ma da oggi in avanti diventerà ancora di più. Biliardo per tutti. Su Fox, naturalmente. Ciao! Ciao!